primo mese ho lavorato 5 notti in rianimazione Covid e negli ultimi anni ho accumulato circa 100 giorni di ferie per coprire i servizi in carenza d'organico. L'orario giornaliero dovrebbe essere di 6 ore, ma ormai al momento ne faccio 8-9 al giorno. Che negli anni non sono state davvero investite risorse che garantissero dei servizi adeguati alle persone fragili ed anziane per mantenerle a domicilio. In questo periodo, da quando è sorto il Covid, abbiamo saltato tutte le domeniche che avevamo di riposo. Il mio turno giornaliero sarebbe di 6 ore, ma da quando c'è l'emergenza lavoro 7, 8 e a volte anche 9 ore al giorno. La proposta di Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, presentata dal Governo, riserva gli investimenti per la salute 9 miliardi. Ora sono diventati 18, ma ancora sono insufficienti. Una percentuale troppo bassa delle enormi risorse messe a disposizione con il Next Generation EU, che sono quasi 200 miliardi. È una scelta che ha dell'incredibile. La pandemia ha mostrato quanto fragile, indebolito dai tagli e impreparato fosse il servizio sanitario italiano e ancora di più i servizi sociali. Questi mesi, grazie al sacrificio, al senso etico e professionale di chi lavora nel sistema sociosanitario, si è potuto rispondere a quello che sta succedendo. Lo abbiamo visto nel corso della prima micidiale ondata e ancor più con la marea della seconda fase. Avevano detto che la pandemia sarebbe stata l'occasione per ripensare a fondo e rinnovare la struttura e l'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale. Avevano detto mai più tagli. Avevano detto che andava rafforzata la prima linea, quella della prevenzione, delle cure primarie, dell'integrazione tra sociale e sanitario. Quella linea che si era subito sfaldata nella prima ondata e che non è mai stata rafforzata in vista della seconda. Avevano detto che era prioritaria la ricerca finalizzata, indipendente, che la priorità era la risorsa umana, la formazione di una nuova generazione di personale infermieristico e di medici specialisti. Avevano dichiarato che per fare tutto ciò ci sarebbero stati anche 37 miliardi del MES. Poi hanno detto che i soldi del MES non servivano perché c'erano quelli di Recovery Fund. E invece ai progetti per la salute sono state riservate solo le briciole. Ci troviamo di fronte a una scelta politica precisa, uno schiaffo alla sanità pubblica nazionale e ai servizi sociali. La rinuncia a rinnovare e potenziare il nostro servizio sanitario nazionale per metterlo in grado di tutelare per davvero la salute della popolazione e ridurre le sempre più profonde diseguaglianze sociali. Una scelta destinata a trasformare un invidiato sistema di sanità pubblica in uno che sempre più favorirà la medicina privata. La cifra non è definitiva, forse, e allora ci aspettiamo che il governo ascolti le richieste del Ministro della Salute, al quale chiediamo di fare una battaglia per quanto riguarda un vero rilancio delle politiche e dei servizi sanitari. L'appello lanciato da una vasta coalizione di associazioni e da CGIL, CISL e UIL rivendica almeno 30 miliardi per finanziare un piano nazionale dedicato al potenziamento dell'assistenza sociale e sanitaria territoriale, presentando precise proposte. Per questo ci ribelliamo di fronte a questo schiaffo al welfare pubblico e chiamiamo alla mobilitazione tutti coloro che hanno a cuore il destino, il rilancio e l'innovazione del nostro sistema sociale e sanitario, pilastro fondamentale per la tutela della salute.